Carissimi amici di Campesce 95, buongiorno e ben ritrovati in questo primo video del mese di marzo. Ovviamente un video dedicato alle recensioni dei libri, come di consueto. E di ritorno dallo hit show dello scorso mese di febbraio, vi presento quello che secondo me è il libro che tratta dell'argomento in italiano più bello e unico per un certo verso che ci sia nel nostro mercato. Ve lo faccio vedere, speriamo la telecamera metta a fuoco bene l'immagine. Cartucce per arma corta. Paolo Romanini, ovviamente, editoriale Olimpia. Un autore, Paolo Romanini, che ho scoperto è scomparso qualche anno fa e per questo sono molto triste. Perché? Perché un lavoro così minuzioso, così dettagliato, storicamente provato, perché oltre a esserci descrizioni tecniche ci sono anche descrizioni storiche all'interno di questo libro, difficilmente sarà più steso, sarà più scritto in italiano in un libro del genere. Ed è proprio per questo motivo che vi esorto, se lo trovate, a comprarlo. Perché come cita il titolo del libro, non si parla esclusivamente di cartucce in questo volume, in questo vero e proprio manuale, ma anche di calibri, quindi di per sé la velocità alla bocca di uno specifico calibro piuttosto che di un altro, la tipologia di palle che una determinata munizione, un determinato calibro in origine montava e le successive che poi sono state sviluppate specificamente per quel determinato calibro, ma anche la storia, la tecnica e tutto ciò che c'è da sapere sui principali calibri per arma corta, anche parecchi orari. E tenete a mente bene questo libro perché lo ritroveremo in una recensione a sorpresa, un argomento un po' particolare che faremo fra qualche mese, se avrò tempo, sperando che l'università mi dia un po' di respiro, dove utilizzeremo proprio per studiare una determinata cartuccia, per andare a vedere e a recensire una cartuccia parecchio rara anche nel nostro mercato, utilizzeremo proprio questo libro. Un libro semplicemente fantastico, con una bibliografia molto dettagliata, quindi l'autore ha studiato realmente l'argomento e vi faccio solamente vedere, ecco per esempio, e volate il segnalibro, il 41 Action Express. Questo è quello che troveremo fra poco quando sfoglieremo il libro e vi deve bastare per farvi capire come tecnico sia questo manuale e come non solo, come ho già detto, alle descrizioni tecniche si affiancano quelle storiche comprovate da documenti ufficiali. In assoluto, il libro che tratta questo argomento, quindi munizione e calibri per arma corta, in italiano più famoso che ci sia e soprattutto forse credo sia l'unico libro in italiano disponibile ad un costo modico, perché io l'ho preso a una ventina di euro, nel nostro paese. Tutto il resto sono libri più che altro scritti in inglese, anche molto validi, ma non in italiano, quindi non nella stessa lingua. Quindi detto questo, come prima presentazione penso possa bastare. Spegniamo la telecamera, ci rivediamo fra pochissimo a sfogliare questo bellissimo, anzi fantastico, libro sulle cartucce per armi corte. Ok, iniziamo a sfogliare il libro, ragazzi. Io direi che possiamo saltare tranquillamente la prefazione, che è dedicata alle persone importanti, agli autori, quindi all'autore, e andiamo direttamente qui nel primo capitolo. Linee essenziali storico-concettuali. Allora, io credo non ci sia in italiano, nel nostro mercato, un libro che possa competere con la quantità di informazioni storiche e culturali e oplofile, appunto, nell'argomento armi da fuoco e in particolare nelle cartucce d'arma corta. È un capitolo terribilmente descrittivo e anche complicato per certi versi, e ripercorre la storia di quelle che sono le polveri delle armi da fuoco. Quindi si parla di Nobel, si parla di Vielle con la polvere, la poudre B francese, quindi la prima polvere in fume, per poi arrivare e analizzare il concetto di cartuccia d'arma corta e quello che stava accadendo nel mondo, non solo in Italia, ma anche in Francia, in Austria, in Belgio e in qualsiasi altro paese. Quindi analizza in maniera descrittiva e storica quello che era l'evoluzione, la nascita a partire dalla polvere in fume fino ad arrivare alle cartucce d'arma corta. Quindi partendo dai primissimi fucili, dai primissimi artefatti e anche armi che hanno utilizzato la polvere da sparo, sia quella nera sia quella in fume, per poi arrivare alle moderne cartucce d'arma corta. Quindi qui si parla per esempio delle scorie Thomas, siamo già nel 1878, la creazione dei primissimi inneschi, le prime officine di fusione e laminazione e quant'altro. Vedete i traguardi immediati del mutamento delle munizioni per armi lunghe, non so se si riesce a vedere, sì, è messa a fuoco.
E sono informazioni terribilmente utili per qualsiasi appassionato. Ripeto, non penso ci sia un altro libro in italiano che le descriva così bene. Le armi corte, qual era la situazione per quanto riguarda il 1890, quindi subito dopo e anche prima il 1890, gli sviluppi delle armi corte, la decadente evoluzione naturale, vedete, si fa riferimento ai vari calibri 7,5 svizzero e l'8 mm Nagant, la scuola tedesca, quindi quelle che sono state le evoluzioni, vedete Paul Mauser, Theodor Bergmann, tutto quello che c'è da sapere sulle cartucce e sulla sperimentazione dell'epoca. C'è veramente tutto e questo è un capitolo fondamentale per qualsiasi appassionato di armi. E anche all'interno della concezione storica, di quella che era allora la situazione storica, quindi dalla Repubblica di Weimar alla nazificazione e quant'altro, per poi passare, non voglio essere noioso, all'impostazione espositiva e i vari parametri. Quindi qui l'autore dà delle definizioni, quindi che cosa si intende per area sezionale, cosa si intende per densità sezionale balistica, definizioni molto molto tecniche che sono difficili anche da comprendere per chi non studia balistica e quant'altro, me compreso, però sono necessarie da conoscere per essere più acculturati nel nostro campo. Vedete, qui adesso si parla di energia cinetica iniziale, quindi c'è anche molta matematica, molta fisica. Il munizionamento fiocchi, quindi vari dati più che altro fisici e balistici sulle armi e sulle munizioni, le sigle impiegate, quindi è anche importante per l'identificazione dei punzoni stessi o delle varie palle, dei vari rivestimenti, dei vari proiettili, come in questo caso. Per poi passare, dopo quest'ulteriore capitolo, direttamente al cuore del libro. Quindi dopo questa prefazione, dopo questa introduzione, già a pagina 70 abbiamo una rassegna delle cartucce che verranno trattate a partire dal 545 sovietico. Quindi vediamo com'è l'impostazione del libro, abbiamo la densità del proiettile, il peso standard per una lunghezza di canna di 125 mm, 40 grani, quindi la conversione in grani a grammi. La velocità iniziale e tutto ciò che c'è da sapere a livello balistico, inclusa la descrizione per ogni calibro, per ogni munizione dell'arma che si analizza. Vedete i fantastici esplosi, le dimensioni della spalla, del colletto e quant'altro. Per poi passare agli altri calibri come il 6,35 Browning o 25 ACP, con tutte le sigle, vedete, tabelle, la forma del bossolo. E le armi dove vengono impiegate, quindi abbiamo la Browning M1906, la Beretta Brevetto 19, la meccanica, la Ruby, anzi la Baby, organizzazione meccanica 762 Tokarev, con i dati, vedete la storia delle armi che impiegano queste cartucce. È un libro fantastico che a livello generale a 360 gradi copre tutto ciò che c'è da sapere sul mondo delle munizioni, delle armi corte e delle armi corte stesse. Vedete il 7,62 Nagant, gli esplosivi del bossolo, la storia del revolver Nagant 1895. Vedete la C96, la Mauser, l'organizzazione meccanica. È fantastico, ragazzi. Se lo trovate, compratelo. Se riesco a trovare un link su Amazon o su eBay, ve lo metto in descrizione. Quindi occhio, perché è veramente bellissimo. È un'opera d'arte questo libro. Il 765 Borchardt. Per poi arrivare, e qui chiamo la vostra attenzione, al 9 mm Bergmann-Bayer, ossia il 9 largo. E tenete presente questo calibro, perché questo libro e questo calibro torneranno molto presto qui sul canale. Ma non vi anticipo nulla. E il libro è così in generale, quindi descrizioni tecniche, esplosi, ripeto, tutto ciò quello che c'è da sapere. Colt 1900, per poi arrivare alla fine. Vi rimando al prossimo video, come al solito, spero che il revolver Webley Mark e, oltre ai vari calibri, ulteriori tabelle. Quindi a parità di proiettile, di densità, di propellente utilizzato e di palla insieme al propellente.
alla fine, vedete il 41 Action Express, ci sono dei calibri, delle munizioni descritte all'interno di questo libro che non troverete da nessuna parte sul web. Ed è proprio per questo motivo che questo libro è interessante ed è importante averlo e comprarlo, perché ci sono delle cartucce e soprattutto delle informazioni che difficilmente troverete nei siti come YouTube, piuttosto che nei blog e quant'altro. Quindi è un libro assolutamente da avere perché potete ricavare delle informazioni che virtualmente non esistono più, soprattutto per determinate cartucce. Ed è tutto qui. 45, vedete Winchester Magnum. Questo è il nostro libro, ragazzi, il nostro cartucce, poi abbiamo l'indice ovviamente. Il nostro cartucce per armi corte. Ripeto. È essenziale possedere un libro del genere se si vuole veramente capire il mondo delle cartucce delle armi corte e anche la storia di quest'ultime, perché come abbiamo visto è un libro completo a 360 gradi. Quindi spero di trovarlo online in modo tale da darvi qualche dritta per poterlo acquistare. E detto questo, ci vediamo alla prossima recensione, prima ancora alla live streaming di giovedì prossimo. Che questa recensione vi sia piaciuta e alla prossima. Ciao ragazzi!